un sopralluogo per valutare le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche per la realizzazione della nuova palazzina delle emergenze dell'ospedale di Urbino. Una promessa mantenuta, nata dalla collaborazione con l'amministrazione comunale di Urbino, nella nuova filosofia della regione Marche nell'organizzazione della sanità marchigiana. Grande attenzione per i grandi e piccoli centri, senza distinzione tra nord e sud della regione, tra costa ed entroterra. Era necessario realizzare un potenziamento dell'ospedale di Urbino che i precedenti piani sanitari vedevano invece depotenziato. Con la giunta Acquaroli così non è, per questo verrà realizzata questa palazzina che è un gioiello moderno di tecnologia sanitaria ed ospedaliera che vedrà un nuovo pronto soccorso, sale di terapia intensiva e semi-intensiva, le nuove camere operatorie dell'ospedale di Urbino e una sala di sterilizzazione che ci è stata chiesta appositamente dalla direzione sanitaria dell'ospedale del Montefeltro. Questo perché? Perché i nuovi manuali di accreditamento, le norme del nostro ordinamento giuridico, le norme europee richiedono strutture moderne in grado di resistere alle emergenze. Penso nei nostri territori marchigiani all'emergenza dovuta ai terremoti. Questa sarà una palazzina disaccoppiata dal terreno, il che significa che di fronte ad un'onda forte anche sismica la palazzina non solo reggerà al terremoto ma sarà in grado di continuare ad operare come se il terremoto non stesse colpendo questo territorio. Già ad aprile avremo il progetto di fattibilità tecnico-economica, un affidamento il cui bando è stato bandito a novembre 2022. Questo anche per smentire le tante fake news di cui anche in questo territorio è ricco il territorio di, come dire, distributori seriali di false notizie. L'intervento dell'assessore Francesco Baldelli oggi in Urbino testimonia, se ancora ce ne fosse bisogno, ma per qualcuno ancora ce n'è bisogno perché, come diceva l'assessore, insiste a dare fake news, testimonia l'attenzione della Regione Marche verso il nosocomio feltresco, attenzione che significa volontà di potenziamento, quindi non solo mantenimento ma potenziamento della struttura. La visita e il sopralluogo dell'assessore all'edilizia viene pochi giorni dopo il sopralluogo anche dell'assessore Saltamartini, che ha incontrato tutti i dirigenti di struttura e i primari, perché accanto al potenziamento della struttura, che come diceva l'assessore è necessario soprattutto per il settore dell'emergenza urgenza, perché gli spazi attuali non sono sufficienti e perché è giusto mettere in sicurezza questa parte di struttura, però l'edilizia è parallela alla volontà di potenziare e implementare anche dal punto di vista medico e del personale organico l'ospedale, quindi due sopralluoghi importanti, questo di oggi molto significativo perché risponde anche alle polemiche di due giorni fa del PD in consiglio comunale che ancora mette in discussione questa volontà e questo progetto che è più che mai reale, anzi è pronto a partire.